Ho visto solo loro e credo che se mi avessero guardato io l'avrei lanciata la bomba, se non altro per spegnere quello sguardo, ma guardavano dritto davanti a sé. E allora io non so cosa mi sia successo, ma il braccio mi si è fiaccato, le gambe mi tremavano e poi un attimo ed era tutto finito. Allora, sbaglio, le campane suonavano in quel momento. No, non sbaglio. Guarda, mio amico! Io non sono vigliacco, non mi sono tirato indietro! Non me l'aspettavo! È andato tutto troppo veloce! Quei due visetti seri, nella mano quel peso terribile! E adesso di loro che avrei dovuto lanciarlo, dritto così! Non ho potuto! Ma non dite niente! Io volevo ammazzarli! Sentite, se decidete che la cosa giusta da fare sia uccidere quei bambini, io aspetterò l'uscita dal teatro e lancerò la bomba e so che non fallirò il colpo. Voi decidete, io obbedirò all'organizzazione. L'organizzazione ti aveva comandato di uccidere il Granduca. Ma non mi si era chiesto di uccidere dei bambini. Janek ha ragione, questo non era previsto. Doveva obbedire. Sono io il responsabile, bisognava che tutto fosse previsto e che nessuno potesse esitare sul tapparsi. Ma ora si tratta di decidere se abbandonare definitivamente questa occasione o se ordinare a Janek di aspettare l'uscita dal teatro. Alexis. Non lo so. Credo che avrei fatto come Janek, ma non sono sicuro di me, ho le mani che tremano. Dora. Avrei agito come Janek. Non posso consigliare ad altri quello che neanche io avrei saputo fare. Ma vi rendete conto di che cosa significhi questa decisione? 2 mesi di stratagemmi, di pericoli gravissimi incorsi ed evitati, 2 mesi perduti per sempre. Egor arrestato per niente, Rykov impiccato per niente. E ora bisognerebbe ricominciare. Altre lunghe settimane di veglie, di appostamenti, di continua ansia prima di ritrovare l'occasione buona. Voi siete ammattiti. Il Granduca tornerà a teatro tra 2 giorni, lo sai bene. 2 giorni in cui rischiamo di essere arrestati, l'hai detto tu stesso. Me ne vado. No. Stefano, avresti avuto il coraggio tu di sparare a bruciapelo a quei bambini. Certo, se l'organizzazione me l'avesse ordinato. Però hai chiuso gli occhi. Ho chiuso gli occhi. Sì, certo. Allora, era per meglio immaginare la scena, prendere la mira e risponderti in piena coscienza. Non abbiamo tempo per queste sciocchezze, Dora. Il giorno che ci decideremo a dimenticare i bambini, allora saremo padroni del mondo e la rivoluzione trionferà. Quel giorno la rivoluzione sarà odiata da tutta l'umanità. Che cosa importa se noi l'amiamo tanto da imporla a tutta l'umanità? E se l'umanità rifiuta la rivoluzione? E se il popolo per il quale lotti rifiuta di vedere uccisi i propri bambini, spariamo addosso anche a lui? Certo, e finché non abbia capito, anche io amo il popolo, Dora. Questo non è amore. Chi l'ha detto? Io, Dora. Sei donna, ti fai un'idea infelice dell'amore. Me ne faccio un'esatta della vergogna. Vergogna. Pure io una volta ho avuto vergogna. Quando mi hanno torturato e mi hanno frustato. La frusta, voi lo sapete che cosa sia. Vera era al mio fianco. Si è suicidata. Io invece ho vissuto. Di cos'altro potrei vergognarmi ora? Stefan, noi tutti qui ti amiamo e ti rispettiamo, ma qualunque siano le tue ragioni, non ti posso lasciar dire che tutto è concesso. Centinaia di nostri fratelli sono morti, perché si sappia che tutto non è concesso. Questi stessi fratelli erano coloro che sapevano che nulla di quanto è utile alla causa è proibito. Allora, faresti il doppio gioco, diventeresti un poliziotto, lo faresti? Certo, se fosse necessario. Dimenticheremo quanto hai detto a causa di quello che hai fatto per noi. Ora si tratta di decidere se tra poco lanceremo o no bombe su quei 2 bambini. Bambini, 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 bambini. Solo questa parola avete sulla bocca.
Ma non vi rendete conto che perché Janek non ha lanciato la bomba su quei due bambini, migliaia di bambini russi continueranno a morire di fame per tanti anni ancora? E mentre i nostri figli muoiono di fame, quei porci fanno le loro feste al palazzo d'inverno. Siete o non siete uomini? Volete combattere l'ingiustizia? Allora scegliete la carità, ve ne prego. Scegliete la carità e guarite il male giorno per giorno. Ma non scegliete la rivoluzione, che vuole guarire ogni male presente e futuro. La verità è che non credete alla rivoluzione. Non ci credete. Se ci credeste totalmente, completamente, quale peso avrebbe per voi la morte di questi due bambini? Vi credereste tutto permesso. Tutto! Mi avete capito? Ma se questa morte vi ferma, significa che non siete sicuri del fatto vostro. Non credete alla rivoluzione. Stepan, non posso farti continuare così. Dietro le tue parole vedo preannunciarsi un dispotismo che, se dovesse prevalere, farebbe di me un assassino, mentre cerco di essere soltanto un giustiziere. Che importa che giustizia sia fatta da assassini o da giustizieri? Se è fatta giustizia, tu e io non contiamo affatto. Altri uomini verranno, allora. Vi saluto come fratelli. Altri, sì. Ma è per quelli che vivono oggi con me sulla strada che io sono disposto a lottare. È per loro che sto dando la vita. E in virtù di un ideale lontano del quale io non sono sicuro, non andrei a schiaffeggiare i miei fratelli. Non aumenterei l'ingiustizia tra i vivi in virtù di una giustizia morta. Uccidere i bambini è contrario all'onore. L'onore è un lusso per chi va in carrozza. È l'ultimo bene del povero. Tu lo sai, perché è per esso che tu sei risorto sotto la... Taci! Ti proibisco di toccare questo argomento! Perché cazzerei? Ti ho lasciato dire che non credo alla rivoluzione. Che sarei capace di uccidere Gianluca così, senza motivo. Che sarei un assassino. Io te l'ho lasciato dire, non ti ho colpito. Janek, si uccide in vano a volte se non si uccide abbastanza. E pa' nessuno qui è d'accordo con te, abbiamo deciso. Mi sottometto dunque. Ma vi ripeto che il terrorismo non è fatto per gente delicata. Siamo degli omicidi e abbiamo deciso di esserlo. Io ho scelto di morire perché l'omicidio non trionfa. Ho scelto di essere innocente. Janek e Stepan, basta. L'organizzazione decide che la morte di quei due bambini è inutile. Dobbiamo riprendere gli appostamenti. Ed essere pronti a ricominciare fra due giorni. E se fra due giorni ci saranno ancora i nipoti del Granduca? Aspetteremo un'altra occasione. E se la Granducessa accompagna il suo sposo? Non la risparmierò. Ascoltate! Thank you.
coraggio può essere misurato soltanto dopo che il danno è fatto. Inoltre penso che sia un concetto valido. Così pensa anche mio marito. Ah, il Granduca. Il Granduca balla bene. Un vero e proprio simbolo di eleganza. La parola sulla strada per lui è simbolo della tirannia. Parole, parole delle persone gelose e incompetenti. Hai indagato l'uomo che ieri ha quasi cercato di attaccare la carrozza? Non c'era nessun uomo che minacciava la carrozza ieri sera, Granduchessa? Nessun uomo può essere una minaccia al Granduca. Ma il paese ha sete del sangue di qualcuno. Mio marito sta facendo del suo meglio in questa situazione. È un uomo buono. Non lo deve ricordare a me, Granduchessa. La famiglia del Granduca ha offerto riparo alla mia dal tempo perduto e dalle menti calde. Il Granduca è al sicuro nei miei mani. L'obiettivo principale della polizia è la sicurezza del Granduca. Il vero e proprio simbolo del progresso della Russia verso il futuro. Diavolo sta combinando, poi. Dovrebbe già essere qui. Ha bisogno di sonno. Sì. E abbiamo ancora mezz'ora di tempo. Eccolo. Hai dormito? Un pochino, sì. Tutta la notte? No. Dove? C'è sempre il modo. Ho provato, ma ero troppo stanco. Ti tremano le mani? No. Che vi prende? Perché mi guardate così? Non si può essere stanchi? Sì, si può essere stanchi. Pensiamo a te. Sognavoci pensato l'altro ieri. Se la bomba fosse stata lanciata 2 giorni fa, adesso non saremmo più stanchi, no? Perdonami, Voino. Ha reso tutto più difficile. Chi lo dice? Perché è più difficile? Sono stanco, ecco tutto. Ma tanto andrà tutto per le spicce. Tutto fra un'ora sarà finito, no? Già, già, già.